Benvenuti a questo nuovo appuntamento San Marco Group con la decorazione. Io sono Alessandro e sono qui oggi per parlarvi di Rigenera. Rigenera è uno smalto bicomponente all'acqua, è multisuperficie, ma è specifico per l'adesione su materiali ceramici, quindi su piastrelle. Di conseguenza vi dà la possibilità di ritinteggiare completamente il vostro vecchio bagno, box doccia e piuttosto che sanitari compresi. Il punto forte di Rigenera è sicuramente il fatto che non necessiti di primer, quindi è un prodotto ad adesione diretta. Due strati di prodotto e avremo la nostra superficie completamente rinnovata. Oltre che alle piastrelle, è possibile applicarlo con adesione diretta su diversi tipi di materiali. Ci dà una mano qui l'espositore, dove li abbiamo elencati quasi tutti. Acciaio inox e lamiera zincata, li verniciamo direttamente, piastrelle ovviamente, PVC rigido, materiali in PVC riusciamo a verniciarli e a cambiargli colore, MDF e laminati, quindi il materiale di cui solitamente sono realizzati gli elementi di arredo all'interno della nostra casa. È disponibile in due versioni, versione semi-gloss, quindi semilucida, e satinata, satin. Abbiamo due differenti tipologie di finitura superficiale. La selezione tinte è molto molto ampia, stiamo parlando di più di 300 tinte pensate per darvi tutte la possibilità diversa di decorazione. Il prodotto è un bicomponente, abbiamo detto, per aumentare la resistenza. Abbiamo componente A e componente B che verranno miscelati insieme per garantire l'applicazione del prodotto. Dopo andremo più nel dettaglio a vedere la miscelazione e l'applicazione del prodotto stesso. Alle mie spalle possiamo vedere due tipici supporti ideali per l'applicazione di Rigenera. Abbiamo un supporto in intonaco, quindi una mia parete intonacata, e una metà parete piastrellata, quindi con la presenza di superfici in ceramica. Sono tutti e due supporti che posso verniciare direttamente con il mio Rigenera. Ovviamente la preparazione del fondo deve essere ottimale. Cosa significa? Su un fondo ad intonaco, se ho delle stuccature, se ho delle fessurazioni, delle crepe, devo andarle a ripristinare con stucchi idonei, devo aspettare che il supporto sia perfettamente asciutto, carteggiare magari le asperità e sono pronto per la mia verniciatura. Anche su una superficie in piastrella ho i miei accorgimenti, primo su tutto la pulizia della superficie in ceramica. Deve essere molto accurata la pulizia. Per farlo, noi consigliamo fortemente un detergente alcalino a pH superiore a 12, in modo tale da sgrassare qualsiasi componente oleosa presente eventualmente sulla superficie e garantire il perfetto aggrappo del prodotto. Quindi vado a spruzzare il mio prodotto. Eventualmente lascio agire il tempo descritto anche nelle istruzioni del detergente stesso. Vado a rimuovere eventuali tracce di sporco. Molto bene. Pulisco bene la mia superficie. E poi, dopo aver risciacquato con abbondante acqua, asciugo. Dopo aver asciugato e rimosso con acqua il detergente alcalino, sono pronto per la mia verniciatura anche su un supporto ceramico. Prima di tutto, prima dell'applicazione del prodotto, è importante miscelarlo. Stiamo parlando di un prodotto da catalizzare, quindi bicomponente. Andiamo a vedere come. Abbiamo due vasi, componente A e componente B. È fatto in modo che il componente B stia completamente dentro al vaso del componente A. Quindi non andiamo a catalizzare tutto il prodotto, non abbiamo bisogno di pesare, non abbiamo bisogno di fare rapporti di catalisi. Apro il mio componente A, in questo caso il componente A è la parte già colorata con una tinta molto forte verde.
prendo il componente B, eccolo qua, e mi scelgo il componente B nel componente A. Aiutandomi con la stessa agito, vado a svuotare il meglio possibile il componente B. Come vedete, mi sta tutti quantitativo, mi sta perfettamente nel vaso. Miscelo, posso miscelare manualmente, ci metterò un po' di più di tempo. Posso anche utilizzare un trapano, un miscelatore. A questo punto, quando ho ottenuto una miscela omogenea, posso aggiungere il 10% di acqua, che è la quantità ideale per un'applicazione a rullo. Una volta miscelata l'acqua, il mio prodotto è pronto per l'applicazione. Miscelato, in questo caso posso tranquillamente andare ad applicarlo direttamente sulla mia superficie in intonaco maturata, mentre considerando la superficie in piastrelle, quindi in materiale ceramiche, visto che la colorazione è molto forte, quindi abbiamo un verde molto intenso che parte da base trasparente, è preferibile prima di applicare il colore dare una prima mano di prodotto catalizzato trasparente, quindi non colorato. Quindi in questo caso ho già pronto una base di rigenera trasparente, non pigmentata, catalizzata, che vado ad applicare in prima mano. Questo aiuta e favorisce la copertura e la grana. Anche qui, durante l'applicazione, rullo in tutte le direzioni, sfumando e cercando di lavorare col prodotto sempre fresco su fresco, in modo tale da evitare eventuali giunture. Questo in prima mano non è un grosso errore, viene recuperato. Con l'ultima mano di finitura devo stare attento a lavorare sempre con la stessa quantità di prodotto. A questo punto ho terminato la mia applicazione. Ho utilizzato un rullo a pelo corto, eventualmente in seconda mano posso anche utilizzare un rullo di spugna per ottenere una finitura ancora più fine e aumentare la dilatazione del prodotto. Sono passate 12 ore, il nostro strato di prodotto trasparente si è perfettamente asciugato, infatti come notate è passato da un colore bianco lattiginoso ha una trasparenza quasi perfetta. Adesso è il momento di applicare il primo strato di prodotto colorato. Lo applicheremo sia sulle piastrelle e continueremo anche sull'intonaco. Questo è il nostro prodotto catalizzato. Con questa confezione riusciamo a coprire in due strati 5-6 metri quadri, quindi la resa del prodotto è 5-6 metri quadri al litro in due strati, quindi a applicazione finita. Utilizziamo sempre il nostro rullo a pelo corto. Inzuppiamo bene il rullo. Iniziamo l'applicazione. Cerchiamo di curare bene l'applicazione, non è un grosso problema se già in prima mano non raggiungiamo la copertura perfetta, infatti serviranno sempre due mani per raggiungere la completa copertura del supporto.
vi ripeto, il pot life del prodotto, quindi il tempo di applicazione è 60 minuti, quindi è molto aperto. Abbiamo tempo per completare l'applicazione. Un'indicazione importante: una volta completata una porzione di superficie, andiamo avanti senza tornare indietro necessariamente per sistemarla. Quindi sistemiamo bene e poi iniziamo l'applicazione in un'altra area e continuiamo a applicare il prodotto senza tornare indietro troppe volte. Direi che la prima mano sulle piastrelle è completata, la copertura non è totale al 100% ma è molto buona, con la seconda mano andremo perfetti, continuiamo l'applicazione anche sullo strato di intonaco. Anche l'applicazione sull'intonaco è terminata, eventualmente essendo un intonaco molto grossolano, quindi non troppo liscio, è possibile anche applicare il prodotto a pennello piuttosto che a rullo. In ogni caso la superficie, l'applicazione è terminata, dalla prima mano è terminata. Sono passate le nostre 12 ore, la superficie è perfettamente asciutta, andiamo ad applicare la seconda mano di rigenera. Rigenera si può anche applicare a pennello, diciamo che io ve lo consiglio a pennello solo nelle zone un po' difficili da raggiungere, tipo qui, no? Dove abbiamo la giuntura fra piastrelle e muratura. Il prodotto l'abbiamo già catalizzato. Eccolo qui. Vado a realizzare prima il mio spigolo. E poi vado a completare tutta la parete. Per l'applicazione della prima mano abbiamo usato il classico rullo a pelo corto. Lo possiamo utilizzare anche per la seconda mano, oppure se vogliamo ottenere una finitura veramente liscia e uniforme possiamo aiutarci con il rullo di spugna in seconda mano. In questo caso la prima mano ha già dato copertura, con la seconda col rullo di spugna vado ad ottenere una finitura veramente uniforme. Bagno bene il rullo col prodotto. Andiamo ad applicare. È importante lavorare sempre col prodotto fresco su fresco, quindi non lasciare asciugare il prodotto in modo tale da dare continuità e evitare difformità cromatiche o segni del rullo. Quindi sempre molto prodotto. Andiamo a rullare delicatamente incrociando le rullate. Vedete?
lo applico e vado via. Dal momento in cui smetto, il prodotto incomincia a dilatarsi e da avvicinarsi alla finitura finale, ecco, all'aspetto finale. Continuo. In questo caso le fughe delle piastrelle non le tratto particolarmente, vado via molto veloce perché sono già state coperte con la prima mano. Ok. Chiusura uniforme, passo alla superficie in intonaco. In seconda mano, soprattutto con questo rullino di spugna, do meno prodotto in modo da mantenere sempre la resa del prodotto sui 10-12 metri quadri a strato. Mentre il nostro Ligere l'asciuga, vi saluto, rinnovo l'appuntamento al prossimo video e vi consiglio di seguire sempre scrupolosamente la scheda tecnica, dove trovate tutte le indicazioni di preparazione del fondo, di applicazione del manuale, di tempistiche di applicazione, in modo tale da ottenere sempre un lavoro perfetto e ottimale. Ciao!